Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa del centro sportivo GB Fabbri SPAL, conferenza pre-gara di Empoli SPAL di domani pomeriggio allo stadio Castellana alle ore 15. Prima di dare la parola per le domande vi do il quadro degli indisponibili, al di là di Fares che è squalificato. Non saranno disponibili Dickman per una distrazione al retto femorale della coscia destra, Jankovic per un affaticamento agli adduttori e Simic per un affaticamento al flessore. Prego per le domande a mister Leonardo Semplici. Buongiorno mister, Alessandro Sovrani, Terestense Radio International. Domani primo match ball della stagione. Affrontiamo sicuramente una partita importante per il nostro prosieguo, una partita che ci teniamo a disputare nel migliore dei modi. Sappiamo di affrontare una squadra di valore come noi e quindi sarà una partita difficilissima. Cercheremo di mettere in pratica quelle che sono le nostre qualità, la nostra identità di gioco, e sappiamo che per loro sarà una partita sicuramente importantissima e quindi bisognerà andare lì con la massima attenzione, perché sicuramente hanno le qualità per poter metterci in difficoltà. L'abbiamo visto in queste partite precedenti, e dove esprime sicuramente un buon gioco, e quindi bisognerà stare molto attenti. Cosa temi maggiormente della squadra di Andrea Zoli? Ma sicuramente l'organizzazione di gioco, il palleggio, che sicuramente sono molto bravi, e poi hanno delle individualità a partire sia dal centrocampo che degli attaccanti importanti, quindi credo che bisognerà stare attenti un po' in tutti gli aspetti della gara, che sarà una gara si potrà decidere, diciamo così, sotto l'aspetto delle sfumature, quindi bisognerà stare attenti a tutto, perché sicuramente domani sarà una partita importantissima. Torna Kurtic, punto interrogativo, e altro punto interrogativo per il resto, conferma della squadra che ha superato la Juventus? Ma in linea di massima sì, perché insomma i ragazzi si sono ben comportati, hanno fatto una grande partita, una grande prestazione, e quindi insomma valuteremo poi domani con lo staff quelle potranno essere eventuali innesti o recuperi, o sicuramente l'unica certezza è che l'assenza di Fares. Mauro Maraguzzi, resta del Carlino, ciao mister. Loro sono molto forti a centrocampo, questi tre giovani, Krunic, Benasser e Traoré, gli danno veramente grandissima linfa. Si parlava adesso di Kurtic. Al di là di tutto, pensi che sia abile, arruolabile per essere giocato nella mischia, e come pensi che vada contrastato questo Empoli alla luce delle sue caratteristiche? Loro hanno questi tre giocatori sicuramente della qualità importanti, ma non mi fermerei solo a loro. Lo stesso Caputo, Farias, non so se sarà della partita, ma insomma hanno altri giocatori oltre a loro, quindi nel complesso è una buona squadra e bisognerà cercare con grande attenzione di interpretarla nella giusta maniera, cercando di andare a portare pressione su tutti i loro portatori di palla. Sicuramente dovremo limitare le loro qualità, ma soprattutto ricercare di riproporre quello che la squadra ultimamente sta facendo, un'identità di gioco, una voglia di vincere, una compattezza che sicuramente abbiamo raggiunto in queste partite, e bisogna dare continuità a questo, quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché ancora purtroppo non abbiamo fatto niente di concreto, e quindi queste partite finali ci dovranno portare quei punti che ci mancano per arrivare all'obiettivo. Con tre punti sareste salvi, con uno avreste un enorme passo avanti, e se l'Empoli vincesse e la situazione si ingarbuglierebbe. Sei d'accordo su questa analisi? Ma in linea massima sì, però insomma io, lo sai, non parlo mai prima delle gare di questi aspetti, perché non mi piace. Dopo la partita vedremo quello che abbiamo ottenuto sul campo, e poi insomma vedremo da farsi per il proseguo. Ciao mister, Andrea Tebaldi, la Nuova Ferrara. Hai Fares squalificato, dicevi prima, pensi che sia il momento di Costa o stai valutando anche altre situazioni tipo Regini o altro? No, Costa è naturale sostituto, quindi si è sempre allenato in maniera positiva nonostante abbia avuto meno spazio, e quindi sarà lui a ricoprire quel ruolo.
E davanti, insomma, la partita di Floccari con la Juventus l'abbiamo vista tutti, pensi di dare continuità ancora lì? Ma lì ho 4 giocatori per 2 posti e sicuramente anche domani cercherò di mettere in campo quelli che sono in questo momento i giocatori che li vedo in maniera un pochino più libera, un pochino più desiderosa di fare una bella prestazione, perché domani veramente voglio vedere una squadra che sia consapevole di quello che si gioca e soprattutto metta in campo le proprie qualità. Ciao mister, sono Manfredini Carlino. La SPAL ha 2 risultati e gli avversari ne hanno probabilmente solo uno. Può essere un'arma a doppio taglio per voi? No, noi ne abbiamo 3 di risultati, perché le partite partono sempre da 0-0, quindi bisognerà cercare di fare attraverso la prestazione un risultato positivo, e poi se dovesse venire un'eventuale vittoria sarebbe ben accetta, però sappiamo che domani è molto difficile, molto dura, e sicuramente è una partita che temo molto, e quindi ho cercato in settimana di preparare i ragazzi al meglio, perché dopo queste vittorie Roma, Lazio, Juve, queste vittorie ci devono dare forza a non levare concentrazione o attenzione a quello che è l'obiettivo, e quindi domani sotto l'aspetto mentale dovremo pareggiare le loro motivazioni per fare una bella gara. Si gioca contro una squadra che ha cambiato un allenatore, poi l'ha ricambiato riportando quello precedente. Com'è cambiata questa squadra da Iacchini ad Andrea Azzoli? Ma sicuramente è cambiata l'impostazione di gioco, e sicuramente magari uno era Iacchini un po' più concreto, più sulla fase difensiva, invece con Andrea Azzoli la squadra gioca sempre un buon calcio, cerca sempre di fare la gara, e sicuramente questo è un aspetto diverso. Però ecco, non giudico il lavoro altrui, ma cerco di migliorare quella della mia squadra, quella del nostro, tutto il nostro valore tecnico, per cercare di poi arrivare all'obiettivo. Ciao mister, sono Tim Davide, stesse.com. Più di 2000 tifosi spallini al seguito, quanto potranno incidere sull'economia della vostra prestazione? Ma tanto, perché l'ho sempre detto ai nostri tifosi, la nostra unità che abbiamo raggiunto in questi anni sicuramente ci ha portato anche in certi momenti ad andare oltre quelli che erano anche i nostri valori, quindi li ringrazio, e sicuramente è un aspetto importantissimo per sia per domani ma anche per il nostro proseguo del nostro campionato. Ciao mister, Orlandino Spallino. Hai detto temi un po' questa gara e hai anche parzialmente spiegato il perché. Tra i motivi, diciamo, di preoccupazione, se così possiamo chiamarli, c'è la possibilità che qualche giocatore possa sentirsi al sicuro in questa situazione di classifica e dopo queste vittorie, o c'è dell'altro? Ma non credo che saremmo fuori obiettivo se pensassimo di essere già salvi. Io l'altro giorno vedevo una trasmissione, tra l'altro vedevo la SPAL non mettevano tra le squadre dove lottare per la salvezza, e così non è, perché la classifica è corta, ci sono ancora tanti punti a disposizione, quindi sotto questo aspetto non temo i miei ragazzi possano avere dei pensieri sbagliati, però magari il fatto di aver vinto 3 partite importanti con Roma, Lazio e Juventus, non, così anche magari inconsciamente non possa portare a un piccolo calo di attenzione, di tensione e di concentrazione. Questo non deve accadere, perché sarebbe sbagliatissimo, perché domani la squadra si gioca molto per quello che è il suo futuro, e quindi bisognerà fare una grande prestazione. Pensi che possa essere una partita, almeno nelle prime battute, tipo quella di Frosinone, cioè con entrambe le squadre un pochino intimorite di sbagliare, nel senso che si è visto quel tipo di dinamica lì? Ma io mi auguro di no, anche perché loro sicuramente, a differenza del Frosinone, hanno impostazione diversa, quindi hanno un tipo di calcio e di provare a fare la partita in maniera diversa, quindi penso sia una partita più aperta
sicuramente al gioco. Noi, sotto, per quello che riguarda noi, non bisognerà ripetere una partita tipo Frosinone, ovviamente il risultato è stato positivo, ma sotto l'aspetto del gioco sicuramente lì abbiamo fatto difficoltà. In settimana ho visto questo dato, no? Che la tua SPAL fa meglio nel girone di ritorno rispetto a quella d'andata, eccetto il campionato di Lega Pro. C'è una motivazione precisa in questo tipo di tendenza, oppure è un caso statistico? No, penso di sì. Le mie squadre, da quando alleno, hanno sempre avuto solitamente un girone di ritorno più positivo, sia sotto l'aspetto del gioco, ma soprattutto dei punti. Si dice sempre che è un girone di ritorno di norma anche ancora più difficile, però si vede che insieme al mio staff riesco a trasferire quelle sono le mie idee, quelle sono a migliorare quelle sono le qualità dei miei calciatori, e sicuramente questo viene fuori alla lunga, e quindi credo sia un aspetto importante per qualsiasi obiettivo uno possa lottare. Ultima per quanto mi riguarda, mi incuriosisce la situazione di Jankovic. So che te l'abbiamo chiesto in tutte le salse, così. Questo infortunio con cui sta facendo i conti è legato al vecchio infortunio? È una cosa nuova? Che tipo di tempi può avere? Perché un affaticamento mi sembra, insomma, una roba leggera, in teoria, poi in pratica non. Ma è legato alla problematica che ha avuto quando è arrivato, sicuramente ha avuto una ricaduta, e quindi bisognerà avere pazienza per cercare di riportare il ragazzo a una condizione accettabile, possa permettere sia a lui che a noi di utilizzarlo nella maniera più giusta. Avete altre domande? Prego. Solo una, volevo sapere se quanto ti è dato fastidio sentire un po' sminuita l'impresa della SPAL da queste argomentazioni sulla formazione della Juventus. Ma guarda, ho visto che tante persone hanno parlato, però io, come sapete, per educazione ma per rispetto soprattutto, non mi permetto mai di giudicare il lavoro altrui, perché so quello che ci metto io, il sacrificio sia mio e della mia società a cercare di arrivare a un obiettivo che per noi sarebbe importantissimo. Quindi non lascio perdere qualsiasi tipo di dichiarazione, non c'ho da dire niente a nessuno, ma solamente quello di continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, a migliorarsi e cercare poi tutti insieme, società, squadra, staff e nostri tifosi, arrivare all'obiettivo. Sovrani. La solita domanda conclusiva, porterà qualche ragazzo per completare il gruppo? Sì, Rizzo.